Ciao, oggi vado a fare una ricetta che nasce dalla contestazione di una persona che mi ha detto: no, la ricetta che hai presentato non è giusta. E io sono rimasto e ho detto: buh, non so che cosa volevo dire. Spiegazione. Qualche tempo fa abbiamo fatto chicharrones, che è una ricetta che va dal Messico fino a quasi tutto il Sud America. Vengono fatte in modo diverso, in genere maiale che viene cotto nel proprio grasso fino a che non si asciuga completamente, qualcosa di incredibilmente buono. Questa signora domenicana mi fa: ah, assolutamente no, i chicharrones si fanno di pollo, perché io ho pensato, perché l'ho letto scritto, no, che avresse pronunciato in questo modo. Effettivamente poi sono andato a vedere, i chicharrones de pollo esistono davvero, un piatto domenicano famosissimo, è praticamente un pollo fritto estremamente speziato con una modalità interessante, e quindi oggi vi propongo, e soprattutto per la signora domenicana, i chicharrones de pollo. Quindi serve il pollo. Disossato, pollo disossato, sovraccosce e petto di pollo, ma ovviamente scegliete voi i pezzi che volete. Va tagliato tutto più o meno nelle stesse dimensioni. Ora metto il pollo in una ciotola e aggiungo pari quantità acqua e aceto. In questo caso qui è aceto di riso, ma potete utilizzare anche l'aceto di ananas se volete. Ovviamente, come faccio praticamente sempre, mi sono dimenticato il sale, quindi va aggiunto anche il sale. Ecco qua il sale, che non è poco, perché è presente un cucchiaio di sale, ma ovviamente questo qui penetra parzialmente nel pollo, no? Copro con la pellicola e ora lasciamo il pollo a marinare per una trentina di minuti. Se è molto caldo, mettete in frigo. A dopo. Ora si passa alla seconda marinata, perché c'è una seconda marinata. Prendo una ciotola e ci vado a spremere due lime. Dentro ci sciolgo la pasta d'aciote, non so se la pronuncia realmente corretta, ho dei dubbi, ma è scritto aciote, penso che sia aciote. E la sciolgo bene. In realtà ho utilizzato un termine improprio, non va sciolta, va ammorbidita, in modo tale che dopo, quando ci metto il pollo, poi è più facile che aderisca al tutto. Proseguo con gli ingredienti. Aglio. Comincio a spremere l'aglio. Miscelo ancora. Aggiungo del timo. Se l'avete fresco, mettetelo fresco, altrimenti secco, come faccio io. Un po' di cumino. Nel caso del cumino è assolutamente facoltativo. Ci sono tante persone che lo detestano. A me in questo caso mi piace molto, è praticamente un cucchiaino. Un cucchiaino di origano secco. E questo invece è un mix di spezie che si chiama adobo, che utilizzano soprattutto in Repubblica Dominicana. E va aggiunto un buon cucchiaio. E miscelo ancora il tutto. Ora prendo i pezzi di pollo, senza portarmi dietro la marinata, e la metto in questa nuova marinata. Ora mettete una pellicola e lasciate riposare come minimo un'ora, potete lasciare anche qualche ora di più. Ora deve proprio marinare con tutta la tranquillità del mondo. A dopo. Siamo pronti per andare a friggere. Farina, aglio in polvere e quel mix di spezie adobo. E mischio tutto. Prendo i pezzi e lo infarino.
Poi le metto in un setaccio, così l'eccesso di farina va via. Tolgo la farina in eccesso e comincio a friggere. E qui si tratta di cominciare a assaggiare questa parte, assolutamente no perché l'ho tolta dal fuoco ora, ma qui ci sono dei pezzettini piccolini che ho già levato prima e ora l'assaggio così nature. Caldino. È uno spettacolo. È assolutamente uno spettacolo. E ora lo provo come poi si dice che si debba mangiare, spremendoci un pochino di lime sopra. Mamma mia, lascia un sapore in bocca che è una cosa incredibile. Prendo questo pezzettino, dovrebbe essere un pochino più freddo, ci spremo un po' di lime sopra e... ta-tan, ta-tan, ta-tan. Ah, ah, ah. Questo non era freddo. E meno male ci ho spremuto il lime. Com'è che era così caldo? Si è infilato in mezzo a quelli che avevo fritto nella prima mandata. Questo è più freddo, lo sento le mani. Ma io sono proprio cretino, ma veramente. Ah. Io ve lo consiglio, c'è un po' di passaggi da fare, c'è un po' di cose da fare, ma è qualcosa di fenomenale. Ciao, alla prossima!